Eccoci, ci siamo a Milano. È tempo di iniziare ad avviarci verso il mercatino di Cordusio. Stamattina non devo comprare niente perché in realtà devo comprare due o tre cose, però devo pubblicizzare più che altro il discorso di Antiqua, che forse quando vedrete questo video ci sarà già stato il convegno, spero sia andato bene. Spero di trovare qualcosina con il poco budget che ho a disposizione. Mi hanno incaricato di prendere due o tre monetine, che so già che devo prendere, per altri collezionisti. E dai, speriamo in bene di divertirci in questa lunga mattinata. Ma quanto sono belli questi video sul mercatino di Cordusio. 5 dicembre 2021. È stata la prima volta in assoluto che ho visitato il mercatino di Cordusio ed oggi sono molto contento di aver cambiato completamente idea. Infatti lì al mercatino di Cordusio, oltre ad aver trovato dei tesori inestimabili, monete bellissime, e attenzione, con il termine tesori non intendo la moneta R54.000 fior di conio eccezionale, intendo semplicemente monete che mai ti aspetteresti di trovare ad un mercatino. Io colleziono Regno d'Italia e mai mi sarei aspettato di trovare certe monete in certe conservazioni ad un mercatino come quello di Cordusio. Signori, tra l'anno scorso e quest'anno di convegni ne ho girati tanti, tanti, tanti. Ho visto quelli più grandi, quelli più piccoli, quelli più assortiti, quelli meno assortiti. E posso dirvi, dopo aver acquistato monete in asta, averle acquistate in negozi, in convegni, in mercatini, che Cordusio rimane una realtà unica. Una realtà unica non solo per trovare pezzi, ma soprattutto per incontrarsi dal vivo. Simone, in tutti i video di Cordusio dici sempre le stesse cose e si incontrano persone, si vedono belle monete, ma è la verità, lo dico perché è la verità e continuerò a dirlo perché il 90% delle persone che ho conosciuto le ho incontrate a Cordusio, un grande ritrovo per collezionisti. E poi cosa c'è di meglio di passare una bella domenica mattina in compagnia alla ricerca di monete, perdersi tra tutti quei vassoi, tutte quelle monete sparse sui vari tavoli alla ricerca della moneta bella. Ed in questi giorni mi sono recato al mercatino di Cordusio ed ho avuto la possibilità di testare questo nuovo prodotto della Leuchtturm, questo bellissimo album comodo, trasportabile, tascabile, che mi è stato gentilmente fornito da Leuchtturm. Tanti di voi mi hanno detto: Simone, non si dice Leuchtturm, ma si dice Leuchtturm. Ecco, io non lo so pronunciare, quindi continuerò a dire all'italiana Leuchtturm. Da un paio di settimane sto provando questo album e devo dire che è molto molto comodo. In realtà sto sbagliando ad utilizzarlo, avrei dovuto inserire all'interno di questo album delle once. Non avendo però una collezione di once, allora l'ho adattato alle mie necessità e devo dire che sono rimasto molto molto soddisfatto perché sono andato ad inserire tutte le mie monete del regno periziate ed in bustina e sono veramente comode da trasportare. Questo è un albumettino che può essere infilato all'interno di un borsello, di uno zaino, occupa veramente poco spazio, è molto tascabile e permette facilmente di inserire ed estrarre monete senza che vadano perse, senza che cadano, senza che volino via da tutte le parti. Sono riuscito ad inserire in questo albumettino ben 96 monete, cioè pensate un po', poter trasportare in questo spazio ben 96 monete. Tanta tanta roba. Vi ricordo che questo ed altri prodotti Leuchtturm li trovate sul sito leuchtturm.com e col codice LUMISMATICA10 avrete il 10% di sconto su tutto il carrello. Ma adesso è arrivato il momento di mostrarvi i tesori che ho trovato a Cordusio. Monete e banconote molto molto comuni, ma che sono soddisfatto di aver acquistato perché quando trovo monete belle e banconote belle al giusto prezzo e al giusto compromesso, sono sempre disposto ad andare ad acquistarle. Euro, monete mondiali, monete del regno, monete della repubblica, ma dove posso acquistarle in sicurezza? Grazie al LumiShop oggi questo è possibile. È possibile acquistare direttamente dalla mia collezione le monete. È possibile comprarle direttamente dal sito di Lumismatica. LumiShop, perché le monete parlano da sole. Tante belle banconote in fior di stampa della Repubblica Italiana, queste sono veramente belle belle belle. Sono
molto comuni da trovare, si trovano sempre in fior di stampa, perché comunque queste non sono serie particolari, non sono anni rari, ma sono comunque pezzi che da avere in mano sono molto gradevoli, perché comunque questa tipologia di carta moneta ad oggi non esiste più. Oggi abbiamo gli euro e io, non avendo mai visto personalmente la lira, quando prendo in mano queste banconote in lire mi emoziono sempre, perché devo dire sono belle belle belle, hanno delle raffigurazioni molto diverse tra di loro ma molto gradevoli. Forse vi dirò, preferisco di più certe banconote in lire a livello proprio grafico, a livello visivo di bellezza, rispetto a, non lo so, alcune più moderne come quelle in euro. Beh, si vede proprio la volontà di raffigurare anche personaggi storici, personaggi dell'arte, della musica, comunque personalità importanti su queste banconote. Ho trovato anche delle bellissime monete, un 10 centesimi del 1893 di Umberto I, che è molto carino, davvero molto carino. Quando ho visto la conservazione ho detto subito: questa è una moneta che secondo me vale la pena di acquistare. Ha comunque un bel lustro, una patina che va a coprire il lustro della moneta, quindi secondo me questa è una moneta che sotto questa patina nasconde qualcosa di molto molto interessante. Vedere come in questo caso il baffo di Umberto I così evidente, quando prendiamo ad esempio centesimi molto circolati dove il baffo non c'è nemmeno, i capelli non si vedono, l'orecchio è quasi cancellato, e devo dire che fa molta molta impressione. Ho trovato poi anche un 10 lire spiga del 1951, una moneta che circolava nel 1951 della Repubblica Italiana. Essendo però in fior di conio, l'ho voluta acquistare perché mi è piaciuta subito appena l'ho vista. Questo è un quarto di gulden, dovrebbe essere del 1941. Semplicemente è una moneta che l'ho vista, mi ha colpito e l'ho voluta acquistare perché me la vorrei guardare ben bene. Carina, carina. Amici, la giornata finisce qua. Abbiamo fatto un bel giretto questa mattina lì a Cordusio. Ho trovato pezzi interessanti per lo shop. E non si dica che vado a spendere soldi dell'Unishop per comprare roba mia. No, in realtà ho preso cosettine interessanti. È stata una bella mattinata, ho trovato cosettine belle. Sono soddisfatto e mo si torna a casa. Vorresti conoscere tutti i segreti di Lumismatica? Ah no, scusa, fermo un attimo, ma abbiamo... che segreti ci abbiamo noi? Al costo di un caffè al mese avrai la possibilità di accedere al gruppo esclusivo, segretissimo di Lumismatica Plus su Telegram. No, ma che poi questa storia dei segreti, l'esclusività, ormai non ne possono più, cioè non siamo più quelli di una volta, lo facciamo per soldi, perché uno dovrebbe abbonarsi? Invece al costo di 3 caffè al mese avrai la possibilità di vedere tutti i contenuti esclusivi di Lumismatica Plus, le interviste, i nostri segreti, la collezione, le collezioni segrete, qualsiasi contenuto esclusivo incluso nella libreria di Lumismatica Plus che trovi qui sotto nel canale. Quindi cosa stai aspettando? Abbonati cliccando il pulsante qua sotto o il link nella descrizione. Ciao!